Ciao ragazze, bentornati di nuovo sul mio canale. Allora, oggi video haul. Ebbene sì, oggi vi mostro un po' tutti gli ultimi acquisti che ho fatto negli ultimi mesi e appunto saranno un po', però li ho messi tutti da parte e ci tenevo appunto a mostrarveli prima di utilizzarli, solo che appunto ormai non ce la facevo più, volevo comunque iniziare a utilizzarli perché sono alcuni dei capi anche primaverili e quindi diciamo che incrociando le dita forse la primavera si sta avvicinando, ma diciamo che almeno qui va un po' a giorni alterni. Bene, iniziamo subito e vi mostro il primo accessorio che mi sono autoregalata recentemente e che appunto adoro, non vedo l'ora di iniziare a utilizzarlo, l'ho tenuto conservato per farvelo vedere ancora così tutto intatto ed è appunto un acquisto di Michael Kors. Ebbene sì, io appunto come ben sapete sono una grandissima amante di tutti gli accessori di Michael Kors, veramente li amo, cioè dalle borse, portafogli, orologi, gioielli, accessori, forse un po' meno l'abbigliamento. Ma più che altro perché è abbastanza costoso, secondo me si possono trovare diciamo degli abiti simili diciamo a un prezzo un po' più contenuto, però comunque diciamo che come stile, come diciamo gusti mi piace tantissimo questo brand. Quindi vi mostro subito l'acquisto che ho fatto ed è questa bellissima borsa blu elettrica, veramente stupenda. E ve l'avvicino, io l'adoro, adoro questo colore, adoro il blu elettrico, è uno dei miei colori preferiti in assoluto e soprattutto nell'abbigliamento, comunque negli accessori mi piace tantissimo, soprattutto in primavera e estate. Come potete vedere è ancora diciamo imballata, l'ho tenuta chiusa, ha l'hardware con tutti i dettagli color argento e questo è appunto diciamo il logo della borsa, si presenta così. È una borsa di diciamo medie dimensioni, abbastanza capiente, cioè devo dire che ci stanno tantissime cose, quindi la utilizzerò tutti i giorni, veramente bellissima. Ha appunto questi due manici e una tracolla per poterla portare appunto un po' più lunga o comunque diciamo quando si vogliono avere le mani più libere è veramente utilissima, quindi la utilizzerò in entrambi i modi e questa punta di blu mi piace veramente tantissimo. Poi sul retro presenta questa diciamo mini taschina, un po' porta cellulare, porta chiavi, comunque da infilare qualcosa. E poi l'interno si presenta così, ha praticamente una zip, scusate sta passando un'ambulanza, così che appunto va a rendere la borsa più sicura. E io appunto prediligo le borse che abbiano appunto la zip perché ho sempre paura che qualcuno, mentre magari sono disattenta o magari appunto la borsa un po' più di lato, vada sempre a rubarmi qualcosa. E quindi ha questa zip, anche questa argentata, bellissima. E poi ha due, spero di riuscire a farvela vedere, ha due taschine qui sui lati, sempre per andare un po' a suddividere diciamo alcune cose che si tengono in borsa, un portacellulare qui, che c'è ancora appunto tutta la carta, e un'altra taschina, sempre qui laterale, e poi una zip interna, che non riesco a farvi vedere perché è bloccata, e sì, perché ha ancora appunto il tagliandino, quindi non riesco a aprirla, comunque c'è questa zip interna per andare a riporre alcuni oggetti magari più costosi o che non vogliamo che si vedano. Comunque è una borsa veramente stupenda che andrò così ad utilizzare il prima possibile perché è bellissima, l'adoro. Questa qui, vediamo se riesco a dirvi il modello. Si chiama Dillon, può essere Dillon Electric Blue. Vi metto magari qui le indicazioni del modello preciso se lo ritrovo su internet. E questa qui l'ho trovata in super sconto, l'ho pagata solo 99 € e l'ho trovata appunto in un outlet veramente bellissima, non potevo lasciarla lì. I dettagli di queste borse sono estremamente belli, rifinitissimi, hanno appunto questi diciamo tacchetti per non andare a rovinare la borsa quando la si posa anche per terra. E sono veramente delle borse robuste, hanno delle cuciture veramente molto molto ben rifinite, è molto solida. Io ho tantissime borse di Michael Kors che uso tutti i giorni da anni e non si sono mai mai rovinate. Quindi stupenda e non vedevo l'ora di mostrarvela e andrò a riempirla, a utilizzarla subito. Poi un altro acquisto
acquisto di Michael Kors, ma in questo caso è stato un regalo della mamma del mio fidanzato, che appunto non appena le ho mostrato la borsa blu elettrica, anche lei diciamo ha capito questo mio grande amore per questo colore. E lei ha trovato, diciamo, da regalarmi in abbinato il portafoglio. In realtà appunto io ho anche altri portafogli di Michael Kors, ne ho uno nero, uno rosso e questo qui appunto è il terzo, che è molto particolare, diverso da quelli che ho. Quelli che ho sono, diciamo, tutti con un unico colore. Invece questo qui ha questa banda blu centrale e questa zona un po' più, diciamo, marroncina, beige, sui lati, con appunto le iniziali del brand. È veramente bellissima. Questa qui è l'hardware dorato, anche questo non l'ho ancora utilizzato e non vedo l'ora di iniziare a utilizzare tutto. E si presenta così e ha una zip che ruota, quindi che va sui due lati. Come potete vedere è ancora nuovo, è molto molto capiente, ci sono ancora tutte le etichette all'interno. Questo qui, anche di questo vi metterò il modello, dovrebbe chiamarsi Center Strip come modello, vi metto qui tutte le indicazioni. E appunto ha una zip centrale per andare a riporre tutti, diciamo, gli spiccioli, le monetine. Qui una zona per contenere tutte le card, quindi tutte le tessere fedeltà, bancomat, patente, eccetera eccetera. E ancora, diciamo, un altro portacarte su questo lato e, togliendo questa carta, un'altra zona per andare a riporre ancora, diciamo, delle banconote o comunque dei bigliettini, dei fogliettini o qualsiasi cosa voi vogliate. Ringrazio tantissimo per questo regalo, perché è veramente stato inaspettato, e anche questo li utilizzerò abbinati, così ho tutto sul blu elettrico e mi piace tantissimo. Quindi aspettavo di mostrarvelo così ancora tutto intatto, ma appunto a breve inizierò a utilizzare il tutto. Poi, diciamo, con gli accessori abbiamo finito. Ora vi mostro alcuni sempre acquisti che ho fatto nei mesi precedenti. E un acquisto che ho fatto è stato questo di Golden Point. Questo qui è un pigiama che ho trovato ad un prezzo molto molto conveniente. Scusate se lo vedete un po' stropicciato, ma appunto ho tenuto tutto ancora, diciamo, ripiegato, non ho ancora lavato nulla, proprio per farvelo vedere. Ed è un pigiama grigio, molto molto leggero, un grigio tipo color tuta, un grigio molto chiaro, che presenta poi tutti questi bottoncini sul davanti e questa specie di pizzo merlettino. Lo trovo veramente bello, fresco. Io solitamente ho pigiami, diciamo, non aperti sul davanti, quindi volevo una linea un po' più diversa, diciamo un po' più anche elegante, un po' più fine. La manica è molto molto semplice e si presenta così. Ha appunto questa taschina. Spero si veda tutto bene nel dettaglio. Mi avvicino un po'. Io ho preso una taglia M e questa qui era scontata da Golden Point, costava 44,99 insieme appunto al pantalone, che si presenta così, anche questo grigio con un elastico e questa cinturina un po' in, diciamo, semiraso, raso su questo grigio antracite, molto molto bello. E questo qui appunto da 44 euro l'ho pagato 24,99, quindi l'ho trovato in super super sconto. Lo trovo comunque molto fresco, molto confortevole, e mi è piaciuto subito, quindi diciamo, per avere un pigiama da mezza stagione in più ho deciso di acquistarlo, perché secondo me è veramente molto molto, diciamo, piacevole sulla pelle, di qualità, molto liscio e veramente particolare, diverso dai soliti che già possiedo. Poi sono andata da Tezenis e in un giro praticamente ho comprato delle calze semplicissime. Ho comprato questo pacco di 5 paia di cotone, appunto per donna, nere, semplicissime, pagate 5,90 euro, taglia unica. Io appunto adoro le calzine nere, soprattutto adesso che è primavera, le uso tantissimo con le sneakers e comunque le ho prese per avere un po' di scorta. E appunto poi in un altro giro invece, sempre però questa volta da Chiavi, ne ho prese sempre delle altre, sempre nere, questa volta un po' più basse, e queste qui
Sono 6 paia nella taglia 35-38 e le ho pagate 4 euro. Queste sono così semplicissime, cioè delle calze veramente da tutti i giorni, comunque per avere dei ricambi giornalieri appunto di intimo. Poi, sempre parlando di Tezenis, ho fatto due mini acquisti un po' più primaverili estivi. Allora, il primo, scusate, è un po' spiegazzato, messo male perché l'avevo provato, poi l'avevo lasciato lì, e questo bellissimo body. Allora, sì, ve lo faccio vedere così. Praticamente è un body con queste due spalline e ha sulla parte appunto di fantasia quadrettata bianca e nera tutti questi volant veramente bellissimi. È un body che appunto si va a chiudere con questi bottoncini e appunto si può indossare con una gonna, con dei pantaloni sia di jeans che neri che bianchi. E mi è piaciuto subito perché appunto questa fantasia quadrettata va tantissimo quest'anno, quindi appena l'ho provato mi è piaciuto, ho deciso di utilizzarlo. Ce n'erano diversi, diciamo, di questo modello, anche di fantasia tono su tono, tipo tutto nero, tutto bianco, mi sembra anche tutto blu, solo che secondo me con la parte, diciamo, fantasia abbinata si vede meglio il dettaglio della rouge, comunque si apprezza meglio il body, almeno questa è la mia opinione. Quindi questo mi è piaciuto tantissimo e questo qui l'ho preso in taglia SM e l'ho pagato 12,90 euro, appunto, eccolo qui. Di questo magari vi lascio il link nell'info box perché sicuramente lo potete trovare ancora in negozio. E poi un altro acquisto che ho fatto da Tezenis che potete vedermi addosso è sempre questa maglia fatta body tutta nera con queste balze diciamo sulle spalle, che può essere portata appunto con le spalle scoperte così, una su, una giù, o tutte e due su, e ha appunto questa manica un po' svolazzante, diciamo a tre quarti, che appunto ha una parte più lunga, un po' più coprente, diciamo, arriva fino a manica corta, poi parte questo volant trasparente e poi una balza ancora sopra che va a renderlo ancora un po' più particolare, svolazzante. Questo qui l'ho preso in taglia M, sì, in taglia M se non sbaglio, anche questo è fatto a body, ha un tessuto diciamo molto elasticizzato sulla parte appunto del corpo, comunque come posso dire, sembra un po' un acrilico tipo costume, molto, un tessuto molto stretch, molto aderente, che sta molto ben attillata la figura e appunto anche questo è fatto a body. Vi lascio anche di questo il link. C'era anche di colore bianco, cioè un bianco più panna, e mi sembra di averlo visto recentemente anche azzurro. Io avevo acquistato già questo nero, ma anche azzurro devo dire che è molto bello e merita, quindi ci sto facendo un pensierino, anche perché diciamo capi azzurri non ne ho tantissimi, quindi per variare un po' non prendere sempre nero. Veramente bellissimo. Questo qui non ricordo il prezzo, vi lascio comunque magari scritto qui appunto il prezzo, lo cercherò sul sito e vi lascio tutti i riferimenti. Un altro acquisto che ho fatto sempre per quanto riguarda gli accessori, però questo qui è risalente al periodo dei saldi, quindi fine febbraio, metà febbraio, fine febbraio, è stato un acquisto che ho fatto da Motivi. E appunto, scusate, la busta è conservata malissimo, l'ho tenuta per tantissimi mesi, è appunto questa qui. E all'interno, vi faccio vedere quello che ho preso, ho comprato uno zainetto. Diciamo che io non sono un amante degli zainetti, preferisco le borse, però visto che sono stata in viaggio in Thailandia appunto tra febbraio e marzo, avevo bisogno di qualcosa di un po' più pratico, di non troppo diciamo di valore costoso, perché appunto il viaggio che sarei andata a fare è stato un viaggio diciamo molto diciamo all'avventura, diciamo così, quindi ci sono stati tanti spostamenti, ho preso dei voli interni, delle, appunto, delle barche, dei traghettini, quindi doveva essere un viaggio non troppo chic, comunque non con cose di valore che si sarebbero andate a rovinare, e ho appunto preso uno zainetto così appunto da portare con me in tutti gli spostamenti per avere tutti i documenti o comunque l'indispensabile per spostarmi in modo pratico e diciamo veloce, e ho acquistato appunto questo zainetto veramente molto carino che diciamo si è rivelato molto molto utile, ed è appunto uno zainetto di medie dimensioni, molto carino.
con questo dettaglio appunto a forma di cuore appunto del brand Motivi e queste due fasce su questo color rosa cipria, rosa antico, con un po' di borchiette diciamo nere e dorate. Devo dire che non si è rovinato per niente. È stato veramente un acquisto molto molto carino, utile, che sto comunque continuando a utilizzare anche in questo periodo, quindi diciamo che lo sto sfruttando ancora. Prediligo sempre di più le borse perché le trovo, non lo so, insomma, mi trovo meglio, perché alla fine nello zainetto poi un po' le cose si vanno tutte a mescolare, quindi non riesco a organizzarlo tanto bene. Però comunque lo sto continuando a sfruttare, quindi un acquisto veramente bellissimo. Questo qui costava 79 euro se non ricordo male e io l'ho pagato sui 34,90, qualcosa del genere, quindi veramente molto carino, mi piace tanto perché è un po' comunque uno zainetto elegantino, diciamo, un po', non lo so, un po' mio stile, che comunque riesco a sfruttare ancora. E appunto ha questa calamita, questi cordini che vanno ad allargarlo, e all'interno appunto molto molto semplice, non ha tasche, tutto comunque concentrato in un unico compartimento, comunque molto bello. Ci tenevo a mostrarvelo, non so se si trovi ancora. Alcune ragazze me l'hanno visto forse in alcune foto e appunto mi hanno chiesto di quale brand si trattasse, comunque anche delle mie amiche l'hanno riconosciuto per il logo a forma di cuoricino, ho detto che comunque secondo loro è molto molto carino, quindi volevo mostrarvi anche questo accessorio che sto utilizzando anche con questo, diciamo, tempo un po' incerto, questa primavera un po' strana, che sta arrivando un po' in ritardo, speriamo arrivi, anche perché ormai siamo quasi a meno di un mese dall'inizio dell'estate, quindi boh, incrociamo le dita. Quindi questi sono gli ultimi acquisti per quanto riguarda un po' alcuni accessori e diciamo alcune cosine di abbigliamento, comunque ricambi giornalieri, che ho fatto nell'ultimo periodo. In realtà ho comprato anche tante altre cose, però vorrei magari girare un video haul, try on haul, se riesco, perché ho diversi vestitini, alcune magliettine molto molto carine che secondo me indossate forse rendono meglio, però devo vedere un attimo come riesco a organizzarmi. Io spero di esservi stata utile, spero di avervi tenuto un po' di compagnia, vi ringrazio per tutto l'affetto che mi dimostrate sempre su Instagram e anche su YouTube, sono contenta anche che gli ultimi video vi siano piaciuti. Se non siete ancora iscritti al canale, vi fa piacere, mi raccomando iscrivetevi, pollice in su e ricordatevi di attivare la campanella, così riceverete le notifiche ai miei video, perché appunto non pubblico sempre con tanta costanza, quindi magari qualche video ogni tanto quando riesco a caricarlo magari, non lo so, lo perdete perché appunto non attivando le notifiche non vi appare magari sulla vostra home page dove avete tutte le iscrizioni. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao!